una deliziosa ricetta con Anna la Monaca, Anna Cuoca Speciale, su Facebook e su YouTube. Buongiorno Anna. Ciao Pio, ciao a tutti. Bentornata ai nostri microfoni. Allora Anna, cosa cuciniamo di buono oggi? Dopo le grandi tavolate di Pasqua e Pasquetta, ho pensato che c'è sempre qualcuno che vuole ricorrere ai ripari, sconfiggere, sai, quei chiletti di troppo che ha accumulato durante le feste. Assolutamente sì. Quindi oggi vorrei suggerire un piatto, tra virgolette, mare munti, molto veloce, leggero, semplice da realizzare. È una di quelle ricette che ti possono risolvere una serata, un pranzo, una cena improvvisata con dei semplici ingredienti e pochi ingredienti, che poi ci possono far preparare, diciamo, un sughetto in poco tempo, portando in tavola il sapore del mare mescolato a quello della campagna. Perfetto. È un piatto dal gusto assicurato e ci vuole anche pochissimo per prepararlo, solo 30 minuti. Sono le linguine con zucchine e vongole veraci. Ma perfetto, già il piatto fa venire, già il nome del piatto fa venire l'acquolina in bocca. Gli ingredienti per 4 persone: 350 g di linguine, 1 kg di vongole veraci, uno spicchio d'aglio, 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva, 6 zucchine piccole, 100 g di fiori di zucca, un ciuffo di prezzemolo e un po' di pepe. Perfetto. Ci mettiamo all'opera. Laviamo le vongole, le mettiamo a bagno per 2 ore in acqua salata. Quest'acqua la cambieremo più volte con l'obiettivo di far spurgare la sabbia dalle vongole. E intanto rosoliamo uno spicchio d'aglio tritato con un cucchiaio di olio extravergine d'oliva. Uniamo le vongole sgocciolate, le facciamo cuocere con un coperchio per qualche minuto finché non saranno tutte aperte. Quelle chiuse le buttiamo. Sgoccioliamo le vongole, filtriamo il sugo di cottura attraverso un colino e lo conserviamo, e intanto spuntiamo le zucchine, le laviamo, le asciughiamo, le tagliamo a rondelle sottili e puliamo anche i fiori di zucca, li riduciamo a metà, una metà a striscioline. Uniamo il prezzemolo tritato finemente in una padella, rosoliamo anche uno spicchio d'aglio con dei cucchiai d'olio, eliminiamo l'aglio, aggiungiamo le zucchine e poi i fiori, li facciamo saltare in padella per circa 3-4 minuti, spolverizziamo con una manciata di pepe. Intanto in un'altra pentola cuociamo le linguine in abbondante acqua bollente, poco salata, le scoliamo al dente, le trasferiamo nella padella con le zucchine, le facciamo saltare per qualche secondo a fiamma vivace, aggiungiamo poi le vongole, il loro liquido, mescoliamo per bene, spolverizziamo con il prezzemolo e serviamo. Perfetto, allora ti chiederei in chiusura, come facciamo sempre, di ripetere il nome del piatto e gli ingredienti. Certo, linguine con zucchine e vongole veraci. Gli ingredienti per 4 persone: 350 g di linguine, 1 kg di vongole veraci, uno spicchio d'aglio, 3 cucchiai di olio extravergine, 6 zucchine piccole, 100 g di fiori di zucca, un ciuffo di prezzemolo e un po' di pepe. Perfetto, Anna, io ti saluto e ti ringrazio per essere stata con noi. Naturalmente torneremo a collegarci con te nei prossimi giorni. Un bacione a tutti. Grazie mille ad Anna la Monaca, Anna Cuoca Speciale, su Facebook e su YouTube.